Bella. Bella, raga. Buongiorno. Buongiorno. Oggi, direte, dove cazzo stiamo? Ecco, che stanno a fa' sti scemi? Stiamo a Latina, raga. Siamo a Latina perché tra qualche giorno dovrebbe starci l'amichevole Latina-Roma. E noi vorremmo andare a trovare... Oggi è lunedì, tra due giorni. Vorremmo andare a prendere i biglietti se ci riusciamo, perché Latina-Roma è una bella amichevole. Ci proviamo? Il biglietto costa 10 euro, 12. Certo. 12. Ci proviamo. Vediamo un attimo. Andiamo a vedere. No. Aggiornamento. Aggiornamento, c'è una cosa estenuante. No, raccontiamo tutta la storia. No. Perché no. Voi avete visto il pezzo iniziale del video, pare che sono passati 10 minuti, no? Sì, come no? Erano le 10? Erano le 10 di stamattina, sono le 13:17 minuti. Mamma mia. Che cosa è successo? Che è successo? Che siamo stati... Il delirio. Tutto il santo tempo a fare la fila là, non ci siamo mossi di un centimetro. E cioè, la fila non si muoveva, ovviamente. La fila non scorreva, cioè... Mamma mia. A un certo punto però che è successo? Che ci hanno riconosciuto come youtuber. Sì. Si sono aperte le acque e abbiamo acquistato i biglietti. Certo, sì. Come no? Non proprio così. La verità è che c'ho avuto la fortuna che c'era un amico, un caro amico che stava là, stava a fare la fila, stava davanti. Sì, ma da quando è che stava a fare la fila? Dalle 8:30 della mattina. E praticamente mi fa... Cioè, anzi, sono io... No, dalle 8:30, non ha detto dalle 6. No, allora lui è arrivato alle 8:30. C'era un amico dell'amico. C'era un amico dell'amico che stava... Che teneva il posto a lui. No, non c'hai capito un cazzo, non c'hai capito. No, non ci ho capito un cazzo. Allora, questo qua è arrivato alle 8:30 per cazzi suoi e si è fatto la fila, all'una ha preso i biglietti e se n'è andato. Ha detto c'è stato un altro amico suo che per caso si sono incontrati là, che stava facendo la fila dalle 6. Porca si puttana. È fatto inculare alla grande e si è fatto passare tutti davanti. Oh cazzo. Ecco, quindi e quindi stava ancora là, se l'è presa in culo. Vabbè. Comunque, per farla breve, raga, c'è questo amico che fortunatamente ci sei riuscito a parlare e ci ho detto senti, ma non è che mi puoi fare un favore così, de fammi passare un po' avanti con la fila. Ci ha fatto un po' avanti di 200 persone, se cioè, no stava ancora là. Praticamente mi lascia il numero, che stava chi poteva prendere il numero e chi non aveva il numero. Perché c'erano due file, c'era la fila di vendita libera e la fila di quelli che era dalla mattina alle 5 che stavano là che hanno preso il numeretto. Esatto. Non si sa come ci hanno dato un numeretto e mancavano 10 numeri. Ma 10 numeri? 10 numeri? Madonna, mi dà sto numero. 131. Facciamo vedere. Questi sono i biglietti presi. Questi sono i biglietti, ragazzi. Latina-Roma. Latina-Roma. Quindi noi adesso, praticamente, oggi che giorno lunedì. È? Lunedì. Mercoledì sera noi saremo allo stadio della Latina a vederci Latina-Roma. Esatto. La cosa brutta è che stiamo praticamente dentro i tifosi della Latina. Quindi sì, abbiamo il settore attaccato, siamo alle gradinate, stiamo attaccati al settore di quelli della Latina. Quindi tocca far finta di essere tifosi della Latina, perché o se perlomeno ci fraccano de botte. Esatto, perlomeno dobbiamo far finta che stiamo solamente vedendo la partita, cioè non senza stiamo, di far appena squadra. Senza di far appena squadra in particolare. Perché i tifosi della Latina menano. Sì, hanno messo pure il comunicato, hanno fatto un macello, dice non vogliono colori giallo-rossi nella loro curva perché deve c'hanno essere nell'azzurra. È un'amichevole di prestigio, quindi Latina deve essere tifosa del Latina. Ok. Vabbè. Quindi noi saremo allo stadio, faremo il video che pubblicheremo però il giorno dopo, ovviamente, per forza, perché certo. Siamo un tempo, ragazzi. Quindi, giocano mercoledì sera alle 8. Giocano mercoledì sera alle 8, voi giovedì troverete il video di noi che siamo stati allo stadio a fare i scemi. Esatto. E vedremo aggiornati sulla partita, su quello che sarà, su quello che non sarà e vabbè. Comunque, grazie a st'amico tuo che si chiama... Davide Catania, che lo saluto calorosamente. Sì. Non saprò come ringraziarlo. È stato un grande perché praticamente ci ha fatto fa una italianata. Perché queste sono cose che si fanno in Italia. Solo in Italia si possono fare. Solo in Italia si possono fare, però a sto giro sono stati a favore nostro, quindi siamo contenti che sia successo. Che cavolo. E certo. Meno male, meno quindi, male. Grazie ancora. Ti avviso che dobbiamo girare perché stiamo a sbagliare strada. Vabbè, fa niente, quindi regà, vi salutiamo. Famo così, giriamo a caso per Latina noi. Sì, vabbè, regà. Quindi noi vi salutiamo. Sì. Vediamo appuntamento alla prossima con un nuovo video, ovviamente domani che è martedì, c'ho i capelli un po' madonna, raga, non parliamo dei capelli, per favore, perché sto rovinando. Ma raga, 5 ore sotto il sole non ce la famo più, non abbiamo bevuto, non abbiamo pisciato, non abbiamo cagato, non abbiamo mangiato, non abbiamo fatto un cazzo, quindi esatto. Siamo un po' stravolti, raga, e diamo appuntamento a domani prossima. Speriamo che arrivino bei like, insomma, se volete vedere il video, ma tanto pubblichiamo comunque perché ci andiamo allo stadio, di conseguenza va bene così. Esatto. Domani che è martedì pubblichiamo un altro video che non c'entra un cazzo, ovviamente. Vabbè. E niente, noi vi salutiamo. Alla prossima. Bella a tutti. Ciao ragazzi. Ciao raga. Ciao.